Questo programma è offerto da GMA, meccatronica applicata. È l'ora dell'informazione economica, salve a tutti, bentrovati ad una nuova edizione del TG Economia, il nostro quotidiano di approfondimento economico. Oggi edizione straordinaria, parleremo di banche e lo faremo insieme al presidente della Banca Popolare del Mediterraneo, Gennaro Fusco. Parleremo oggi di risparmio e credito in tempo di crisi, guardiamo. Presidente Fusco, salva risparmio, salva banche, due facce di una stessa medaglia. In realtà la medaglia è una, la persona. Questi due rilevantissimi temi a livello nazionale che lei ha appena citato impattano sulle persone. E quindi chi ha pensato a mettere in campo un impianto normativo, da un lato definito salva risparmio, come lei correttamente ha detto, e dall'altro salva banche, questo deve salvare le persone. E c'è una grande differenza tra l'impatto che queste misure possono avere dal punto di vista sistemico e dal punto di vista personale. Se noi chiudiamo il rubinetto del gas, probabilmente non correremo il rischio di esplodere, ma avremo tolto energia. Quindi il punto di equilibrio è quello di provare a salvaguardare, ma ovviamente parliamo di esercizi che fanno tecnici europei. Se proviamo a salvaguardare entrambi i valori, corriamo il rischio poi di fare due torti. Per la verità, alcune misure sono state, adeguatamente introdotte dal punto di vista della salvaguardia del credito, con particolari tutele, innalzamento di tutele a favore di categorie che non hanno la percezione dello strumento finanziario che vanno a sottoscrivere. E in questo, anche se la montagna ha partorito un topolino, perché chi andrà a beneficiare di questo salvacondotto sarà soltanto un piccolo pezzo di tanti soggetti che invece hanno patito e purtroppo hanno registrato delle sofferenze. Ciò che resta, Presidente, un punto interrogativo sono i 20 miliardi di liquidità del salva risparmio che poi in effetti vanno a compinguare le banche, in maniera particolare Monte Paschi e poi dopo il tonfo di Unicredit, penso anche Unicredit. Guardi, muovere i miliardi ai livelli di cui lei sta parlando è abbastanza semplice, perché sono banche sistemiche, Unicredit e Monte Paschi, quindi quelli che per noi possono rappresentare importi rilevanti, per le banche, come le definisce la vigilanza centrale, per le banche significanti sono numeri assolutamente compatibili con quelle dimensioni. È vero che questo decreto punterà a mettere in sesto una parte degli asset di queste banche. Questo può avere una ragione se poi queste banche a loro volta riporteranno sul mercato gli effetti di questi benefici, e questo è il grande dubbio. È come ai tempi del quantitative easing immesso sul mercato da Draghi. Molti istituti hanno utilizzato le risorse non per finalità istituzionali, cioè che cosa fa la banca? Credito. Non per fare credito, ma soltanto per operazioni finanziarie o risistemazioni di partite interne di bilancio. Questo non dovrebbe accadere. Io credo che oggi anche i vigilatori, quindi parlo di Consob e di Banca d'Italia, che sono Banca d'Italia in particolare il braccio armato della vigilanza centrale, saranno fortemente più attenti affinché questo fenomeno non venga bypassato e la finalità della norma non venga bypassata. Però io non mi stancherò mai di ripetere che tutte le misure normative messe in campo da parte delle istituzioni, se correttamente osservate, non danno luogo a disastri finanziari.
Ovviamente da questo viene fuori un quadro abbastanza deprimente che non lascia spazio a quelli che potrebbero essere gli investimenti pubblici o privati. Beh, sull'investimento pubblico il discorso è sempre legato alle manovre, come dire, sovrane, quindi alla possibilità dello Stato di allocare risorse in particolari settori o aree territoriali. E questo risponde a logiche politiche. L'investimento dei privati, d'altra parte, è vincolato al fatto che ci sia, come dire, una certezza del diritto. Vuol dire che se un imprenditore investe, anche un imprenditore straniero, perché ormai dobbiamo parlare di, diciamo, di mercato finanziario mondiale, se un imprenditore investe deve avere la certezza di poter realizzare i suoi progetti di impresa compatibilmente con tutte le norme ambientali, ma che non siano, come dire, di soffocamento o di pretesto per altre finalità alla realizzazione del progetto di impresa. Abbiamo anche finanziato delle start-up, che è la cosa più complessa da finanziare perché si parte da zero, si affianca all'imprenditore in un'avventura che spesso può essere, diciamo, che può essere una scommessa non vinta. Noi abbiamo un team qualificato che, come dire, affianca le aziende, le segue anche nella fase di studio di fattibilità, e quindi se poi la banca si convince che questa iniziativa imprenditoriale può avere corpo, comincia a finanziarla, ne fa un monitoraggio, come dire, continuo, e poi a un certo punto, come dire, la fa correre con le proprie gambe. Presidente, chiudiamo la nostra chiacchierata parlando di accesso al credito. La Campania è un po' la Cenerentola per quanto riguarda questo tema, ma in maniera particolare perché forse sono troppo stringenti le garanzie che gli istituti di credito chiedono. Sì. Questo è vero, gli istituti di credito chiedono le garanzie sulla base di regolamenti e di accantonamenti che sono obbligati a fare, dettati dalla vigilanza centrale. Questo è il principio generale, ma c'è un elemento che, per quanto mi riguarda da vicino, impatta sulla base sociale. Mi spiego meglio. Questa banca, che è una cooperativa, raccoglie i soldi dei risparmiatori e delle persone. È chiaro che quando concede prestito deve fare la massima attenzione affinché questa quota che la banca ha messo in gioco ritorni, possibilmente con gli interessi giusti, ritorni in banca, perché è questa la difficoltà. E quindi il tema delle garanzie, che non è l'unico elemento su cui una banca deve, come dire, fondare le proprie pretese di recupero del credito, è comunque un elemento che in qualche modo abbatte una quota di assorbimento patrimoniale. Assorbimento patrimoniale è la quota che la banca deve accantonare a fronte di ogni finanziamento che effettua, proprio per garantire la sua tenuta patrimoniale. Le garanzie, ripeto, fanno in modo che questo elemento venga attenuato e quindi la banca ha più risorse da mettere in campo per finanziare nuove iniziative, nuove imprese. Chiudiamo il nostro telegiornale dando la parola al nostro esperto. Professore Lepre, da quest'anno cambia la normativa per l'assunzione obbligatoria dei disabili. Già, e le imprese devono fare attenzione. Mi riferisco soprattutto alle piccole imprese da 15 a 35 dipendenti. Perché proprio a queste? La legge numero 68 del 1999, per promuovere il diritto al lavoro dei disabili, stabilisce delle percentuali obbligatorie di assunzione che devono essere rispettate dalle imprese. Con meno di 15 dipendenti non vi è alcun obbligo. Da 15 a 35 dipendenti si deve avere in organico almeno una persona con disabilità. Da 36 a 50 dipendenti almeno due. Infine, per le imprese con più di 50 dipendenti, bisogna che almeno il 7% dell'organico sia composto da persone disabili. Per Cos'è cambiato allora nel 2017? tenere conto dei problemi delle piccole imprese, la legge 68 del 1999 stabilì un regime transitorio per le realtà da 15 a 35 dipendenti. Per queste imprese l'obbligo di avere un disabile in organico
scattava solo se si fosse proceduto a nuove assunzioni. Da gennaio il regime transitorio invece è finito. Quindi bisogna adeguare gli organici. Per la verità bisogna averla già fatto, visto che il primo gennaio è già passato. Il regime transitorio è stato abrogato dalla legge 183 del 2014 e dal successivo decreto attuativo numero 151 del 2015. Quel decreto ha stabilito appunto che dal 2017 anche le imprese più piccole soggette all'obbligo dovessero adeguarsi assumendo almeno una persona disabile. Questa è la nostra ultima notizia, il TG Economia termina qui. Vi ricordo che siamo sempre raggiungibili sul sito www.giulinews.it. Un saluto a tutti, grazie per essere stati con noi. Alla prossima edizione. Questo programma è stato offerto da GMA, Meccatronica Applicata.